Monumenti al buio per mezz'ora contro il caro bollette, ma la crisi energetica spegne anche le attività economiche. Saremo obbligati a tagliare gli investimenti, dice la CNA metropolitana. Buonasera dalla TGR Toscana. Tra pochi minuti la protesta simbolica delle amministrazioni comunali contro il caro bollette. Alle 20 si spegneranno le luci sui monumenti simbolo delle nostre città. I costi dell'energia pesano sui bilanci delle famiglie e delle aziende, ma anche su quelli dei comuni, dicono i sindaci. E noi per parlare di tutto questo andiamo da Francesco Cutro, che si trova in Piazza della Signoria. Francesco, a te. Eh sì, tra pochi minuti Palazzo Vecchio spegnerà le sue luci, anche Firenze aderisce alla protesta indetta dall'ANCI contro il caro bollette, una protesta che coinvolge diversi comuni toscani, diversi capoluoghi di provincia, una protesta che vuole puntare l'attenzione sul rischio di avere difficoltà per quanto riguarda i settori essenziali dell'amministrazione comunale. ANCI Toscana con il presidente Matteo Biffoni ha stimato che per le amministrazioni ci sarà un aggravio di oltre 30 milioni di euro. Caro bollette dunque insostenibile, per questo dice il sindaco di Firenze Dario Narderra, occorrono degli interventi a breve termine. E interviene anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. In una fase di un grande rilancio, in una fase dove c'è un piano di rilancio per l'Italia, occorre che l'Europa faccia la sua parte. Dunque dicevamo, problemi per quanto riguarda le amministrazioni, perché il rischio è che non si possono chiudere i bilanci di previsione. Ma in queste settimane vi abbiamo raccontato le difficoltà di diversi settori economici, situazioni difficili anche per le imprese artigiane. CNA in un suo ultimo studio ha stimato che il 77% dei propri iscritti vedrà tagliato i margini di guadagno e dovranno riprogrammare anche gli interventi. Siamo con il presidente di CNA Toscana dell'area metropolitana, Giacomo Cioni, da dove bisogna ripartire. Bisogna ripartire da due interventi, uno immediato che abbia un effetto di defibrillazione sull'economia e sulle produzioni italiane e uno di lunga veduta che veda questo Paese finalmente mettere in campo un piano energetico di lunga durata che riesca ad abbassare i costi e a rilanciare le produzioni italiane. Ecco, un problema per quanto riguarda le piccole imprese che avranno costi per quanto riguarda le bollette elettriche superiori di 4 volte rispetto alle grandi imprese. Noi vi lasciamo con le voci di alcuni imprenditori e poi la linea può tornare allo studio. Se si fa tutto l'anno ho avuto 143.000 euro di aumento della corrente e ho chiuso un bilancio abbastanza negativo, non siamo più da che parte rifaccia. Si rischia veramente la chiusura e la cassa integrazione per tutti i dipendenti. Se arriva in fondo al mese è veramente una bella botta. Ecco, c'è ancora possibilità di avere un minimo di guadagno? In questo momento è molto dura, è molto dura perché dobbiamo tenere quantomeno i dipendenti un pochino sul preciso. Fondamentalmente, ecco, adesso cosa serve? Adesso sembra una cosa scontata, ma serve del liquido. Serve un aiuto concreto o quantomeno un aiuto immediato.